Nel profumo ritrovo i miei ricordi e le ispirazioni per il futuro. L'Arsenale di Venezia, una location magnifica, soffitti altissimi, questi cavi d'acciaio che scendevano dall'alto e noi eravamo lì trepidanti, eravamo state invitate da pochissimi giorni, avevamo soltanto un bellissimo profumo e con Arzanà da Nera si è presentata al mondo. Una regione che rappresenta il Made in Italy nel mondo, un paesaggio magnifico, mare, morbide colline e alte vette, tutto questo in una breve distanza. Infinito è un fantastico profumo che evoca questa meraviglia ed è il profumo che ha accompagnato la regione a Expo Milano. Desiderio, il nostro impegno è quello di creare fragranze che siano magiche, belle e rispettose dell'ambiente e delle persone. Gli ingredienti che selezioniamo provengono dalla natura, essenze anche primordiali, e il sentimento che mi ispira è un profondo amore verso tutto ciò che vive su questo pianeta e forse anche oltre. Danera è un brand al femminile. È una donna forte e determinata che veste delicatezza, raffinatezza ed eleganza. Ricordo il profumo e il tatto delle tele grezze di lino. Ero solo una bambina, ma è quella la sensazione primordiale della purezza, del pulito della casa. Il Bucato 61 è la creazione sicuramente più vicina a questo ricordo della mia infanzia. La mia soddisfazione è la storia del brand che affonda le sue radici in questo percorso di oltre 30 anni che mi riguarda personalmente e che con il mio gruppo di lavoro porto avanti con dedizione, passione, ricerca, impegno, con il desiderio di nuovi grandi scenari futuri. Poter condividere tutto questo con mia figlia è il regalo più grande che io possa aver mai desiderato. Danera è nata in Italia, è partita dalle Marche, poi a Venezia, Milano, poi siamo arrivati a Parigi, in tutta l'Europa, adesso in Oriente. Le creazioni sono frutto di dedizione, curiosità, immaginazione, un pizzico di follia e mi auguro di poter condividere questa passione con tutto il mondo.